Premio che mi sta particolarmente a cuore, è mio l'onore di essere qui per questa serata che sarà una serata ricca di umanità, come abbiamo già avuto modo di sentire, di renderci conto, ricca di buone pratiche, di esempi. Spero che si senta bene, non so, ok. Io dovrei essere esperta di microfoni, lavorando in radio, vediamo un po', forse adesso va meglio. Una serata ricca di buone pratiche, di esempi virtuosi per la promozione di quella rete sociale che tiene insieme la comunità, ecco, donne, uomini, bambini, ma anche e soprattutto chi vive ai margini, mondo ecclesiale, associazionismo, scuole, istituzioni politiche. Lo sappiamo, la formica è dirigente, caparbia, simbolo di tenacia e di lavoro. Questa sera premieremo chi si inserisce su questo solco di qualità. Il sottotitolo di questa serata è Generiamo e rigeneriamo i nostri territori, un tema che da cittadina ma anche da giornalista mi sta particolarmente a cuore, perché se abbiamo cura del territorio, territorio non solo fisico, ma come dire, legame sociale, ecco, in cui siamo inseriti, se ne teniamo cura, ne veniamo sicuramente edificati, partecipiamo a quella costruzione di bellezza che innesca, ecco, un meccanismo virtuoso di bene. Allora, avremo moltissimi ospiti da premiare, quindi cercheremo di essere più dinamici possibili. A me, come dire, il lavoro di vigile urbano, diciamo così. Molte le realtà che verranno appunto rappresentate. Intanto un grazie a chi ci ospita in questa bellissima location, in questo palazzo che è stato pochi mesi fa inaugurato e restituito al suo antico splendore dopo un lavoro di ristrutturazione, credo, di 5-6 anni, e questo è proprio l'esempio concreto appunto di come rigenerare il territorio per essere partecipi a questo meccanismo di cui dicevamo. Allora, io inviterei per un saluto di introduzione, chiaramente istituzionale, Francesca Danese, portavoce del terzo settore per il Lazio. C'è il famoso gelato, allora, che è, come dire, la padrona di casa, ecco, di questo appuntamento e di tutto il lavoro che c'è a monte e che affonda le sue radici in un passato, molto, molto prolifico, Francesca. Allora, sarò davvero breve perché voglio dare l'opportunità ai premi, alle persone, alle formichine di cui è ricca questa regione. Noi avremmo voluto premiare tutti perché non c'era un progetto non degno della Formica d'Oro, però bisognava fare una scelta e allora la giuria, molti membri sono qui presenti e ringrazio anche la giuria, ha scelto di adottare alcuni criteri. Uno è quello territoriale, quindi avremo formiche d'oro da tutta la regione, non solo Roma, che numericamente comunque ha più associazioni di volontariato e più cooperative, ma sappiamo che la ricchezza della nostra regione è fatta da i Lazzi, cioè tutte eccellenze territoriali incredibili. A nome del direttivo desideravo anche ringraziare chi ci ospita, poi ci sarà un premio speciale, perché noi da tanto tempo diciamo che la bellezza deve appartenere al sociale e molte delle nostre associazioni, delle nostre cooperative si occupano anche di recupero. E poi un dato significativo di quest'anno che ci riempie di gioia è quello che abbiamo la presenza di molte scuole legate ai territori.
scuole che fanno anche da coesione sociale. Un altro dato significativo è che il terzo settore sa progettare e sa coprogettare, nel senso che abbiamo molte esperienze di lavori fatti insieme da associazioni di volontariato, promozione sociale e cooperazione. Un grazie veramente a tutti e tutte. Avremo dei premi davvero straordinari. Sono solo un po' preoccupata perché fuori ci sono persone che stanno aspettando, quindi io direi di andare subito dopo il secondo saluto istituzionale a premiare una scuola speciale, così diamo opportunità agli altri di salire. Noi siamo anche questo. Ci aspettano tante battaglie, noi speriamo che la riforma del terzo settore abbia tutta la sua fase di compimento e niente, buona serata.